macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione leadership, consulenza strategica sostenibile. Andiamo a leggere la motivazione. Per aver fatto della strategia delle 3P, Profit, People, Planet, la propria guida nell'accompagnare le imprese verso un approccio sostenibile di crescita, per essere un punto di riferimento all'avanguardia nel creare, grazie alla CSR, modelli di business etici, innovativi e profittevoli. Andiamo a vedere chi è il vincitore. The winner is Idra Società Benefit. Collegato con me il CEO Francesco Lagonigro, benvenuto, grazie per essere con noi. Insomma, Grazie a voi, buongiorno, ben ritrovati. Grazie. complimenti, questa è la prima parola ovviamente che bisogna mettere sul tavolo, alla quale chiedo di accompagnare con un commento, insomma, quindi le cose che a suo parere sono più importanti, soprattutto in questo momento. Beh, innanzitutto grandissima emozione nel sentire la proclamazione e nel ricevere appunto questo riconoscimento. È un'emozione che ovviamente condivido con tutto il nostro team. Siamo in 13 dal primo momento, e quindi da quando Idra è nata, abbiamo creduto nell'opportunità, perché siamo partiti in un momento, se vogliamo, non sospetto, quindi quando ancora di sostenibilità non si parlava con l'intensità con cui se ne sta parlando in queste settimane, con cui se ne parlerà sempre di più, visti anche gli eventi, come si stanno evolvendo. Non mi riferisco solamente alle tematiche del Covid, ma a tutti i cambiamenti normativi che stanno arrivando dall'Europa, cambiamenti politici, se andiamo a vedere che cosa succede proprio in queste ore oltreoceano. Quindi siamo partiti sicuramente tra i primi, sicuramente i primi nel nostro territorio, nel Friuli Venezia Giulia e nel Nord-Est, e devo dire che la modalità con cui le imprese stanno rispondendo a questi stimoli è assolutamente positiva e confortante. E si pensa che la sostenibilità sia un oggetto, sia un qualcosa che abbia a che fare solamente con le grandi imprese, e noi stiamo ribaltando questo paradigma e la stiamo portando invece anche nelle PMI. E questo è veramente un elemento di grande soddisfazione. Sì, e poi sono tutti temi, così ci riagganciamo a quello che lei già stava dicendo, però riprendiamo i punti chiave della motivazione, cioè tutte tematiche che in questo momento sono assolutamente prioritarie per poter essere all'avanguardia nel futuro. Quindi le 3P di cui parlavamo, il profit, people e naturalmente il planet, cioè insomma un tutt'uno devono diventare questi tre aspetti, sempre di più, lo sono già. Assolutamente d'accordo. È corretto partire dal profit, perché senza profit manca l'elemento primario, manca proprio il pilastro principale per un'impresa per essere sostenibile. E gli altri due sono strettamente correlati, assolutamente fusi, interconnessi proprio con il profit, perché senza le persone, senza le risorse umane, il profit non arriva, o se arriva è destinato a svanire rapidamente, o comunque la fatica che si fa per generarla è sicuramente superiore a quella che potrebbe essere. E le tematiche ambientali, e quindi la terza delle 3P, sono diventate ormai un'emergenza mondiale, per cui veramente oggi non è pensabile immaginare ad un'impresa che non riesca ad avere al suo interno questi tre elementi assolutamente presenti. Diciamo una cosa: che nonostante quello che si possa immaginare, l'esperienza che noi portiamo visitando le aziende, soprattutto quando iniziamo i progetti, è assolutamente positiva, nel senso che troviamo moltissima sostenibilità inconsapevole, noi la stiamo chiamando così, cioè moltissime prassi sia di valorizzazione delle risorse umane, sia di valorizzazione e risparmio e riduzione, diciamo, dell'impatto ambientale. Troviamo moltissime di queste azioni già presenti, già avviate anche da anni dalle aziende, ma non le troviamo strettamente interconnesse tra di loro e non le troviamo correttamente inserite in una strategia aziendale. Quindi vengono tutte vissute come dei fatti autonomi e svincolati.
E quindi diciamo che il nostro compito è proprio quello di aiutare gli imprenditori nel creare un'amalgama e nel far entrare questi elementi già presenti nella loro strategia aziendale, mettendoli ancora di più a valore, quindi certo, facendoli diventare proprio dei fattori critici di successo e dei fattori distintivi, perché questo poi è l'obiettivo. Utilizzare le 3P per crescere, utilizzare le 3P per svilupparsi, utilizzare le 3P per creare valore condiviso con gli stakeholder, quindi con il territorio, con le imprese locali, con le comunità e prima di tutto evidentemente con le persone che di quell'impresa stanno scrivendo la storia e stanno caratterizzando il successo che sta ottenendo. Certo, poi insomma con le persone ancora di più, no? In questo momento è doveroso insistere proprio perché bisogna essere, si parla tanto di sinergia di team per affrontare tutto quanto e per guardare con ottimismo al futuro. Ecco, giusto per chiudere, quindi continuare in questo modo. Assolutamente, assolutamente. Le risorse umane sono sempre più una risorsa centrale attorno alla quale appunto costruire il proprio modello di business. Okay. E questo lo vediamo nelle imprese di successo. Perché creano valore, creano profitto. Lo vediamo anche nelle imprese che sono in crisi, perché senza il coinvolgimento delle persone e del team è impossibile uscire dalla crisi. Quindi assolutamente d'accordo su questa, su certo, questa affermazione. Assolutamente, è sempre importante, ancora di più ora. Complimenti, naturalmente, complimenti a lei, Francesco Lagonigro, e complimenti a tutto il team della società Benefit. Assolutamente, complimenti a tutto il team, perché Francesco da solo non avrebbe fatto quasi nulla. Beh, insomma, vale per tutti, quindi assolutamente, questa è la cosa più importante. Complimenti a tutti e alla prossima, al prossimo premio, insomma. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie.